Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a grande richiesta, ho deciso di portarvi le ultime novità per quanto riguarda i leaks sul Pokédex, quindi sui nuovi Pokémon che popoleranno i nuovi giochi di Pokémon Scarlatto e Violetto. Però attenzione, le informazioni e le immagini che vedrete tra poco potrebbero essere veritiere, quindi per evitare spoiler vi consiglio di chiudere il video. Al contrario, se siete curiosi di scoprire cosa ci riserva la nona generazione, beh, mettetevi comodi perché avremo un bel po' di cose di cui parlare. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, a lasciare un mi piace al video e ad attivare la campanella delle notifiche, in modo tale da non perdervi i prossimi video. Queste informazioni provengono direttamente dall'account Twitter dei leaker Mario e Jay Rose, che hanno deciso di fare un'analisi completa su tutti i Pokémon di nona generazione che conoscono fino ad ora, e tra l'altro le informazioni sono aggiornate al 10 agosto, quindi sono recentissime. Partiamo dallo starter di tipo erba sprigatito. Stando a quanto riportato dal leak, la seconda evoluzione del Pokémon erba gatto diverrebbe già bipede e l'evoluzione finale manterrebbe la posizione, assumendo però anche il tipo buio. Il nome giapponese dovrebbe essere Miyakazu, che tradotto significherebbe clown, ladro gentiluomo e maschera. Viene poi menzionata anche l'abilità nascosta, che viene definita dai leaker come abilità nascosta a livello di Dio, ma non ci vengono date altre informazioni a riguardo. Passiamo allo starter di tipo fuoco Fuecoco. L'evoluzione intermedia manterrebbe la postura bipede come la forma base, ma la trasformazione aggiungerebbe alla creatura un uovo in testa, molto simile ad un cappello. L'evoluzione finale del Pokémon invece cambierebbe totalmente il proprio aspetto, facendo assumere alla creatura la postura quadrupede, simile a quella di un coccodrillo. E per finire, l'uovo che possedeva nell'evoluzione intermedia si schiuderebbe, facendo nascere una fenice completamente infuocata. La tipologia di questo Pokémon sarebbe fuoco e spettro. Oltre a questo, ci viene rivelata anche la mossa esclusiva di questo Pokémon, che sarebbe basata sul canto, mentre l'ultimo starter di tipo acqua, Quaxly, rimarrebbe a due zampe, sia nell'evoluzione intermedia sia nell'evoluzione finale. La tipologia di questo Pokémon, come già affermato in passato dai numerosi leaks, sarebbe acqua lotta. La forma che assumerebbe una volta evoluto sarebbe quella di un pavone mista alla figura della ballerina, facendolo assomigliare però ad uno dei governanti del fato o del grande ordine. Passiamo ora ai tre nuovi Pokémon mostrati nel secondo trailer, ossia Lechonk, Poumi e Smoliv. Partendo da Lechonk, con l'evoluzione il Pokémon assumerebbe un genere. Questo perché è stato visto nei trailer che Lechonk sembrerebbe essere privo di un sesso. La versione cromatica del Pokémon sarebbe totalmente bianca. Passando a Poumi, scopriamo che potrà evolversi per ben due volte e assumerà il doppio tipo elettro-lotta. E inoltre avrà una mossa peculiare da un solo punto potenza, che riporterebbe in vita un Pokémon esausto. Infine passiamo a Smoliv. Come per Poumi, anche il Pokémon basato su un'oliva possederebbe ben tre evoluzioni e quella finale sarebbe interamente basata su un ulivo. Ora facciamo un salto all'ultimo trailer visto pochi giorni fa, che ci ha mostrato altri tre nuovi Pokémon che popolano la regione di Paldea. Il primo Pokémon basato su un cane è proprio Psyduck, di tipo folletto. Vediamo dall'immagine che avrà altre due forme evolutive e potrebbe aggiungere un nuovo tipo. Ci sarebbero però altri due Pokémon basati su un cane, entrambi con due possibili evoluzioni. Il primo sarà di tipo spettro, mentre il secondo sarà di tipo buio, entrambi però con la possibilità di avere un secondo tipo, nel caso dovessero evolversi. Passiamo ora a Titan, che stando al leak avrebbe una pre-evoluzione, sempre di tipo ghiaccio. Ci sarebbe un altro Pokémon di tipo ghiaccio oltre a Titan, ma non abbiamo molte informazioni su di esso. C'è un altro Pokémon basato su un delfino, che però non si evolverebbe, ma avrebbe ben due forme alternative, la prima appunto basata su un delfino, mentre la seconda basata sempre su un delfino ma con l'aspetto bipede e simile ad un supereroe. La combinazione di tipi è ancora sconosciuta, ma presumo siano entrambi di tipo acqua. Oltre alle creature marine ce ne sarebbero altre due basate sugli insetti. La prima linea evolutiva, che potrebbe avere due evoluzioni, è quella basata su un ragno, che in realtà era già stata tra virgolette annunciata nel primo teaser di Pokémon Scarlatto e Violetto, proprio grazie alla tanto discussa ragnatela che abbiamo visto appena annunciati i giochi. La seconda linea evolutiva è basata sugli scarabei stercorari e possederebbe una sola evoluzione. Vediamo ora i Pokémon basati sugli uccelli. Il primo sarebbe di tipo volante ed elettro, con ben due evoluzioni. Il secondo, basato su un pappagallo, non si evolverebbe in nessun altro Pokémon. Il terzo sarebbe basato su un fenicottero, non avrebbe nessuna evoluzione ma avrebbe il doppio tipo volante e lotta.
Il quarto Pokémon, non basato su un uccello, chiamato dai leaker Pink Hammer, sarebbe un Pokémon che possederebbe un martello, si evolverebbe una sola volta e sarebbe di tipo folletto. E per finire, sarebbe presente poi un Pokémon basato su un granchio e uno su una rana, con un'evoluzione sicura di tipo elettro. Sarebbe presente inoltre un Pokémon basato su un peperoncino e uno con una tipologia completamente inedita, ovvero di tipo erba e fuoco. Non si sa però se siano lo stesso Pokémon o se siano due creature completamente differenti. Abbiamo poi un Pokémon basato su un topo e uno basato su uno struzzo, con una particolarità. Infatti, l'acconciatura del Pokémon ricorderebbe molto Cleopatra. Inizialmente il Pokémon non avrebbe dovuto evolversi, poi è stato scoperto possedere un'evoluzione. Sarebbe presente poi un Pokémon che era già stato mostrato nella sua versione terra cristallizzata, basato sul sale. Avremo poi una creatura basata su una moneta che si evolverebbe in un Ningen, ossia una creatura acquatica simile a una balena umanoide. Entrambi possiedono il tipo spettro. Abbiamo poi una creatura basata sul sushi, con il doppio tipo drago e acqua, e senza possibilità di evolversi. Subito dopo vediamo un'intera linea evolutiva basata sul tipo fuoco, e per finire abbiamo poi un Pokémon basato su una roccia. Passiamo ora agli ultimi nuovi Pokémon di nona generazione, con una creatura basata su un motore, che tra l'altro l'abbiamo già vista per metà in uno specifico punto nell'ultimo trailer mostrato. Il Pokémon avrebbe il doppio tipo veleno e acciaio, e avrebbe la capacità di evolversi una sola volta. Avremo poi due creature basate su una bicicletta e una moto, un Pokémon basato su un verme apparentemente senza evoluzioni e per finire una creatura denominata Kamen Rider, forse basata sul tipo coleottero secondo i leaker. Ma non abbiamo ancora finito, perché i nostri amici leaker avrebbero riportato notizie anche per quanto riguarda i Pokémon delle generazioni passate. Infatti, come potete vedere dall'immagine, alcuni dei vecchi Pokémon potranno evolversi cambiando anche la loro tipologia. Partiamo dalla linea evolutiva di Mankey, che avrebbe ora la capacità di evolversi una seconda volta, affiancando al tipo lotta il tipo spettro. Lo stesso dicasi per la linea evolutiva di Pounyard, che riceverà in dono una seconda evoluzione, molto simile ad un samurai secondo i leaker. Ma al momento non sappiamo se cambierà il proprio tipo o meno. E per la gioia di molti, anche il Pokémon Terra Serpe Dunsparce avrà finalmente la possibilità di evolversi. Però, stando a quanto riportato dai leaker, Dunsparce manterrebbe il tipo normale, e con l'evoluzione non cambierebbe molto la propria fisionomia. Diventerebbe solo un po' più grande. E per finire anche Girafarig potrà evolversi, ma questa volta il tipo normale verrà completamente eliminato per lasciare spazio al tipo psico, e l'evoluzione sarebbe molto simile a quella vista dall'immagine, che sicuramente avrete già visto in passato. Si passa ora alle forme regionali dei Pokémon delle passate generazioni. Il primo che abbiamo conosciuto per la prima volta con l'ultimo trailer è Wooper. Avrà ovviamente una sua evoluzione mantenendo i tipi veleno e terra. E per finire, anche Tauros ovviamente avrà una forma regionale, ma attenzione, non ne avrà solo una, ma bensì tre. Sappiamo solo che la prima sarà esclusivamente di tipo lotta, mentre una delle due rimanenti sarà completamente di colore nero. Abbiamo ora le forme antiche di alcuni Pokémon sempre delle generazioni passate, e stando quanto riportato dai leaker ce ne dovrebbero essere 8. La prima che ha fatto il giro del globo è quella di Among Us, che potete vedere nell'immagine. La seconda è quella di Jigglypuff, la terza di Misdreavus, la quarta di Volcarona, che però avrà una forma proveniente dal futuro, la quinta di Salamence, e per i rimanenti si sa poco. Una dovrebbe essere di un Pokémon di seconda generazione, che avrà sia una forma antica sia una futuristica, e per finire anche il leggendario Suicune avrebbe una forma antica, ma che verrà poi rimossa dal gioco principale per essere poi inserita nel DLC. Oltre alle forme del passato abbiamo anche quelle del futuro, e i Pokémon che la possederanno sono Delibird, Gallade, Ariyama, Volcarona, che avevo già menzionato prima, Tyranitar, il Pokémon anonimo di seconda generazione anch'esso menzionato prima, e una di Virizion, che come per Suicune verrà inserita nel DLC dei due giochi. Abbiamo anche dei Pokémon di prima generazione che sarebbero delle false versioni di quelli originali. La prima è la linea evolutiva di Diglett, che sarà simile ad un'anguilla di colore rosa, ed entrambi saranno di tipo acqua. La seconda è la linea evolutiva di Tentacool, che somiglierebbe molto ad un Jelly Ear Mushroom, un fungo realmente esistente simile ad un orecchio dalla consistenza gelatinosa. La tipologia però è ancora anonima. Stando a quanto riportato sempre dai leaker, ci sarebbe il classico Pokémon pseudo leggendario di questa generazione, di tipo drago e ghiaccio.
Ci viene detto inoltre che all'interno dei giochi sarà presente un quartetto di Pokémon leggendari. Per finire, ma questo lo sapevamo già, i due leggendari Coraidon e Miraidon avranno ben 4 forme. Una per volare, una per essere cavalcata simile a Tauros di Pokémon Sole e Luna, una per nuotare e una per arrampicarsi sulle pareti rocciose. E niente ragazzi, il leak sul Pokédex aggiornato pochi giorni fa finisce qui. Ovviamente presto usciranno altri dettagli sui nuovi Pokémon di nona generazione, quindi aspettatevi altri video su questi ultimi. Però ora fatemi sapere la vostra opinione giù nei commenti. Siete contenti di avere tutta questa tipologia di nuovi Pokémon, comprendendo ovviamente quelle delle generazioni passate, o preferivate vedere qualcos'altro in questi giochi? Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video. Un saluto e alla prossima!